Benvenuti a Dietro le Quinte. In questa puntata la Rimban Band con il progetto All You Can Rimban Beat, lo spettacolo della Rimban Band è uno show fuori dai canoni convenzionali, oltre le righe. Cinque musicisti un po' suonati che incantano, creano, illudono, entusiasmano e provocano il pubblico attraverso emozioni e sorprese, ideate e dirette da Raffaello Tullo. Ascoltiamo l'intervista con la Rimban Band. Dietro le quinte in camerino con la Rimban Band. Buonasera, bentornati, bentrovati, non ci vediamo da anni. Da anni, però in questa sera è particolare perché questa sera c'è Manicomic. Però parte di un progetto che ci siamo inventati noi, che si chiama All You Can Rimban Beat. Abbiamo preso il piccini, l'abbiamo ribaltato, portando in scena ogni sera uno spettacolo diverso. L'abbiamo ribaltato in senso, diciamo, metaforico, nel senso che abbiamo fatto dei cambi di scena repentini, veloci, anche perché poi c'è stata molta richiesta, abbiamo addirittura aggiunto repliche straordinarie, quindi è successo anche che ieri, in un giorno, abbiamo fatto un doppio allestimento. Alle 18 eravamo in scena con Note da Oscar e alle 21 con la replica straordinaria di Rimban Man Show. E quindi insomma, abbiamo fatto un delirio. E lo voglio proprio far sapere. E lo voglio proprio far sapere. Va bene a me. Va bene a me. Va bene a te. Va bene a te. Va bene a noi. Va bene a noi. Va bene a voi. Va bene a noi. Va bene a tutti. Va bene a tutti. Va bene. Vedi come stava scaldando. Questa sera che cosa vedremo con Manicomi? Qual è la particolarità di questo spettacolo? Vedremo la vera vita di Francesco Pagliarulo, perché che è il pianista della... Diciamo così, le domande serie falle a me, le domande sceme falle a lui. Il personaggio più bello, di solito quando c'è Ciardo si ride tantissimo e ogni spettacolo c'è una gag. No, qual è la gag? Gianni Ciardo, non quando c'è lui. Quando no, c'è Ciardo, non è vero. Qual è la gag più bella di Manicomic? Il personaggio più bello in assoluto all'interno della Rimban Band è il mio. E poi vengono gli altri. No, sto scherzando. Uno show in cui la sola certezza è che cinque impeccabili suonatori si trasformeranno in esilaranti suonattori. Uno spettacolo che, grazie alla musica, si trasforma in un viaggio verso una dimensione nuova, inesplorata, dove la musica stessa si dilata, si ascolta come fosse un concerto e si guarda come fosse un varietà. Si scoprono con il piacere i suoni della danza, ma soprattutto si vive l'incanto di ritrovare il proprio fanciullo perduto. Come vi è venuta questa idea di mettere su questa Rimban Band? Com'è nata questa idea? Allora, l'idea è nata dalla voglia di raccontare due grandi anime che convivono nel nostro corpo, che sono l'anima musicale e l'anima, diciamo, giocosa, quella diciamo ludica, quella spensierata, no? E quindi dovevamo provare a conciliare questi due linguaggi, e lo abbiamo fatto. Abbiamo avuto bisogno di tempo per capire da che parte andare. Dopo un piccolo periodo di rodaggio abbiamo cominciato a farci il mazzo, perché quello è il segreto di tutto. Abbiamo fatto il primo spettacolo, è andato bene, abbiamo fatto il secondo spettacolo, è andato benissimo, abbiamo fatto il terzo spettacolo, è andato ancora meglio, abbiamo fatto Manicomic con la regia di Joey Dix, è andato ancora meglio. Quindi diciamo, siamo un gruppo che vuole raccontare questa convivenza malsana fra musica e comicità, e lo fa impegnandosi. Ma gli ascoltatori, allegria! Ma non è una richiesta! Allora, quale? No, grazie. No! Allora, un attimo solo. No. Quale occhiale vuole? Numero uno, numero due, numero tre? Metallo! Quale occhiale vuole? Uno, due o tre? Scusa, ma mai buongiorno che parla barese? Ho fatto il servizio militare qui a Barletta, che è questo di male. Metti via sta. Vabbè, non hai capito tu, neanche questo occhiale vuole. Oh, guarda questi qua. Io metto direttamente, tu indovini chi è. Il maestro, guardiamo. Medico oculistico atto a risanare alterazioni della percezione degli stimoli visivi. La Rimban Band guarda anche al mercato e al pubblico internazionale. A ottobre 2020 e febbraio 2021 il gruppo sarà in Danimarca, invitato da alcuni impresari rimasti rapiti dalle loro performance durante il Festival Teatro Europeo di Kolding nello scorso novembre. Raffaello Tullo, Renato Ciardo, Vittorio Bruno, Nicolò Pantaleo e Francesco Pagliarulo sono i formidabili mattatori della Rimban Band, quintetto che dal 2006 ad oggi diverte il pubblico con spettacoli che mescolano senza soluzione di continuità musica, mimo, clown, tip-tap, teatro di figura, rumorismo, fantasia teatrale e parodie.
quali sono le tre qualità per fare spettacolo? Bisogna possedere un linguaggio, che è quello musicale. Bisogna avere qualcosa da dire, delle idee che possano in qualche modo essere poi raccontate attraverso la musica. E poi bisogna farsi, perché poi rimandiamo sempre lì, ritorniamo sempre lì, bisogna farsi il mazzo per metterle in ordine e per far sì che non restino solo anarchiche idee racchiuse in teste matte, e bisogna poi trasformarle in atto, e lì bisogna vedersi, incontrarsi, fare le prove, litigare, scontrarsi. Siete prossimamente in Danimarca, questo è un tipo di spettacolo che è internazionale, quindi come l'avete trasformato anche per il pubblico estero? Sì, in realtà anche lì abbiamo fatto un lavoro, abbiamo preso i pezzi, quelli che avevano già, diciamo, in qualche modo una grammatica, un'anima già internazionale, su quelli abbiamo lavorato per ridurre ancora di più il parlato, e abbiamo quel poco di parlato che è rimasto lo facciamo in inglese, o meglio io lo faccio in inglese, perché poi il gioco è che io faccio uno spettacolo internazionale, ma questi quattro cialtroni continuano a fare le cose in italiano, e quindi in questa distonia di intenzioni nasce poi ciò che genera comicità, ma poi ci sono tutte le gag visuali, c'è la musica, c'è il tip tap. Ma se fosse un menù, tutti questi spettacoli, che piatto sarebbero? Però patate risa e cozze, che cosa? Dei vostri spettacoli? Quello di oggi? Patate risa e cozze? No, quello di il secondo che abbiamo fatto, che è Rimbamben Show, che praticamente non è altro che una continuazione del Sol ci ha dato alla testa, che è il nostro primo. Il Sol invece che piatto è? E il Sol, secondo me, è proprio un piatto di, cioè proprio pane e pomodoro, perché è esattamente proprio il nostro primo spettacolo che non ha avuto bisogno di chissà quale, cioè è proprio un flusso di coscienza. Tutte le idee che ci venivano, boom, le buttavamo in questo calderone, le portavamo in scena e funzionavano, perché era l'incoscienza del bambino, di quello che non ha il riferimento, l'esperienza. L'altro spettacolo, forza, Carellano. Note da Oscar. Che piatto è? Pappardelle e funghi porcini. Okay. Non lo so, è il mio piatto preferito probabilmente. Mi con le mani, tanti puntini cami, volteggiando come fai tu. Su una rete invincibile sei la più forte, non perderai mai. Mi con le mani, tiri come uragani, di avversari tu non ne hai più. Quanta fatica arrivare lassù, ma stasera chi vince fra mille rinunce, stasera chi grande sei tu. Abbiamo lanciato l'ennesima sfida, spiega Tullo, sapendo che il nostro linguaggio visuale può avere un apprezzamento universale. Abbiamo costruito nuovi numeri ad hoc e leggermente modificato il repertorio, dandogli una carica gestuale più marcata. Il risultato è lo spettacolo O Sole Mio, messo su con il contributo registico di Paolo Nani. I primi riscontri sono molto incoraggianti e abbiamo già contatti con i festival di Edimburgo e Avignone. Nel 2020 andremo anche avanti con la nostra lunga tournée in Italia fino a maggio. Secondo me Manicomic invece è lo spettacolo più complesso, quello che ha anche gli ingredienti, quindi è un piatto, come dire, una lasagna. Ecco, esatto, una lasagna come quelle che fa Zia Rita, ecco. Molto condita, perché c'è un Ledwall che è come se fosse il sesto elemento, ci sono dei linguaggi nuovi che abbiamo insomma, che abbiamo inserito, ci sono i vecchi linguaggi che abbiamo ancora di più dilatato, c'è molto più parlato, quindi c'è tanta roba. Quindi se il Sol ci ha dato la testa è pane e pomodoro, e c'è chi lo preferisce, diciamo che l'ultimo lavoro, ovviamente il frutto di un percorso che dura da 13 anni ed è pieno zeppo di roba, di ingredienti. Nicolò, volevi dire una cosa però? No, che cosa manca? Riguardo Manicomic, che essendo l'ultimo spettacolo, appunto, come Raffaello diceva, è venuto dopo anni di conoscenza l'uno dell'altro, quindi per noi comunque ci ha dato la possibilità già di avere come base di partenza la conoscenza delle potenzialità dei singoli, e quindi la possibilità di mettere maggiore. Abbiamo parlato di tutti gli spettacoli come piatti oppure no? No, Rimbamben Show manca. Pane pomodoro con una fetta di prosciutto crudo, perché è come se fosse la continuazione, no? Gli abbiamo aggiunto delle cose.
e il lardo di colonnata, però è sempre pane e pomodoro. Grazie per essere stati con noi, adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Facciamo il finale, il bis di Manicomic, okay, che è un pezzo di Stanley Olio che fa così. On Lulu baby, where to get those eyes, any dark complexion, I just had lies. On Lulu baby, where to get that style, and the pretty red lips, and the sunny smile. Sono senza voce. Ciao a tutti, Dietro le Quinte, ciao. Oh Lulu baby, when get those eyes, and in our complexion, I just start lying. Oh Lulu baby, when get that style, and the pretty red lips, and the sun is mine. E con questo è tutto, per rivedere le puntate www.dietrolequintetv.com e per le vostre segnalazioni info@dietrolequintetv.com. Arrivederci alla prossima puntata.